Amici di Atti Sport 24, bentornati in nuova puntata di 2 metri là, pallanuoto vista da vicino. Siamo alla vigilia del big match della settima giornata del campionato di A1 femminile tra Antenore, Plebiscito Padova e SIS Roma. Andiamo oggi in casa della formazione veneta e per farlo è sempre un gran piacere ritrovare in nostra compagnia Mister Posterivo. Ciao Stefano, ben trovato. Ciao Andrea, piacere mio. E io parto facendo un passo indietro. Andiamo a settimana scorsa, a sabato, bella vittoria di misura ma di grande carattere del Plebiscito Padova che nella terza giornata di andata dello Stage Group di Eurocup batte di misura il Glifada. Ti chiedo quali sensazioni vi ha lasciato il successo con le greche? Ma mi ha lasciato a me personalmente la sensazione di quello che possiamo essere, quello che a volte siamo, no? O meglio, quello che siamo in positivo e a volte quello che siamo in negativo. Abbiamo fatto un inizio partita molto soft, che siamo andati sotto 4-1, poi abbiamo fatto una parte centrale di partita molto buona, intensa, non perfetta da tanti punti di vista, però intensa, con voglia, con carattere, e che ci ha dato un 6-0 di parziale, per poi di nuovo chiudere in modo soft, perché cosa che non mi piace, se sei sopra di 3 a 2 minuti e mezzo alla fine e non puoi vincere di 1. Questa è una cosa che non mi piace. Ho fatto vedere anche alle ragazze una diversità di atteggiamento difensivo e offensivo quando siamo in un momento buono, e quando invece forse o non siamo ancora pronti come all'inizio, abbiamo forse staccato troppo presto come alla fine. Però in generale ti dico, è una bella vittoria. Glifada è una squadra che verrà forse all'ultima possibilità, quindi è venuta a giocarsi le sue carte. Non è mai semplice con squadre greche, comunque di tradizione. È stata una bella partita, sì. In che misura le sfide europee aiutano la crescita di un gruppo che, per una, io dico a mio avviso, giusta scelta societaria, è composto poi per gran parte dalle giovani? Allora, in questo momento per noi è un bene, nel senso che noi abbiamo 8 ragazze della giovanile nella rosa della prima squadra, sono rimaste solo in 5 dell'anno scorso, abbiamo preso due stranieri che sono giovani anche loro, poi tutto il resto sono ragazze dell'under 18, under 20, un under 20 e altre under 18. Quindi per noi questo in realtà è stato un bene, perché più giocano, più hanno esperienza sulla loro pelle, più vivono emozioni e sensazioni di partite vere, meglio è in un processo di crescita. Chiaro che mai come quest'anno ci siamo trovati a gestire una situazione in cui si è cominciato molto presto e con tante partite una dietro l'altra. Quindi da un lato forse ha penalizzato un certo tipo di programmazione di lavoro, ma dall'altro, almeno dal mio punto di vista, secondo me è stato un vantaggio per una squadra come la mia, che ha bisogno di dare tanti minuti e tante esperienze a giovani ragazze che si sono mostrate subito con una grande voglia, un grande spirito, e questo mi piace molto. Puntare sulla crescita dei vivai in un momento storico molto particolare, rappresenta l'unico modo per costruire un futuro stabile e duraturo. Linea di massima ti direi di sì, non voglio però mettermi a giudicare altrui situazioni. Nel nostro caso ti dico di sì. Nel nostro caso è necessario. Noi abbiamo perso 7 giocatrici, ne abbiamo prese 2 dal mercato, tutto il resto viene dal nostro settore giovanile. È ovvio che se non avessimo avuto un settore giovanile di buon livello, sarebbe stata molto più dura e forse non avremmo potuto fare certe scelte o avremmo fatto molta fatica a costruire una squadra. E invece è stata una scelta di giocatrici di smettere, scelte nostre di puntare a far cominciare a giocare partite di buon livello a tante ragazze giovani. Penso sia una strada che in questo momento è quella più indispensabile da seguire per una situazione anche economica che
ripeto, parlo per nostra esperienza, non è ovviamente, non ti consente di fare voli pindarici. La costruzione in questo momento è l'unica via e noi quello stiamo facendo, quello vogliamo fare, ma ripeto, se non avessimo avuto la materia prima su cui puntare, sarebbe stato parole al vento, sarebbero state. Ti aspettavi di essere a questo punto dopo i primi 2 mesi di lavoro, oppure avevi messo nei conti una partenza un po' più ardua? No, sono molto sincero, non pensavo di giocarmi il secondo posto della partita di domani, sapevo che probabilmente per la nostra dimensione ora era più utile giocare partite di Eurocup che non di Champions League, perché almeno abbiamo la possibilità di giocare partite che giochi per vincere, mentre le altre sarebbero state partite un po' di sopravvivenza, no? Quindi forse in questo momento per noi è meglio così. Abbiamo fatto tante partite molto equilibrate, non me l'aspettavo, sinceramente anche con squadre che ritenevo e ritengo da mercato, da giocatrici di esperienza superiori alla nostra rosa, come Trieste, Rapallo, eppure invece siamo lì ed è sicuramente merito delle poche residue ragazze che sono rimaste della vecchia guardia, che si sono messe a disposizione in modo incredibile, sono veramente bravissime, e merito anche delle giovani ragazze che giocano con una spensieratezza e un'esuberanza che mi piace, sono molto serie, stanno facendo un lavoro anche duro per loro, perché allenarsi alle 6 di mattina prima della scuola per loro per recuperare il doppio allenamento ovviamente non è semplice, ma lo stanno facendo con molta voglia, passione, e questo, se continuano a lavorare in questo modo, potranno avere molte soddisfazioni. E l'ho introdotto tu, domani si torna in acqua per il big match della settima di Serie A1, che partita vedremo contro la SIS Roma? Partita vedremo, non lo so, ti dico, ovviamente noi vogliamo fare una partita equilibrata, vogliamo giocarcela, vogliamo cercare di giocarci tutte le nostre possibilità, che siano poche, che siano tante, non lo so, ma vogliamo giocarci tutte le possibilità, e come sto cercando di inculcare, proprio come mentalità, anche alle giovani, la prima cosa che voglio vedere è proprio l'atteggiamento, la mentalità, la voglia di fare, che viene prima ancora di saper fare un tiro, saper fare un'entrata o una difesa, viene ancora prima concetti che sono generali ma che sono molto importanti. Quindi, prima cosa di tutto, voglio vedere una squadra che lotta, ci crede, sia determinata e abbia come mentalità sempre la ricerca del miglior risultato, quindi della vittoria. La Roma è una squadra cambiata, ma comunque ha preso due portieri di livello, ha preso Sara Centanni, che conosciamo bene, ha preso Gual, che conosciamo ancora nel campionato, quindi comunque è una squadra che, seppur ha perso negli anni pedine importanti, ha comunque, secondo me, una struttura che le permetterà di essere tra i primi due o tre posti della classifica. Va bene, siamo così al termine di questa chiacchierata. Ringrazio Stefano Posterivo per essere intervenuto e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Stefano, grazie. Ciao Andrea, grazie a te.